Siamo qui in diretta con Alfonso D'Antuono, intervista. Buonasera a tutti. Ciao Ciao Simone, grazie per l'invito. Alfonso. Figurati, grazie a te. Mi racconti un po' cosa fai? Cosa Allora, fai? io sono studente dell'ultimo anno del liceo artistico di Galizia di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Indirizzo design, però a me, anche se faccio indirizzo ceramica, a me ho sempre avuto una grande passione per la pittura, infatti la continuo da autodidatta. Tra le cose che a me mi piacciono rappresentare è infatti presentare molto l'anatomia umana. Infatti, come tu hai messo tu, questa è un'opera che a me mi ha molto colpito, ma oltre ad essere uno dei primi bozzetti a penna, perché questo qui l'ho fatto sempre da autodidatta, perché, cioè, come tu ben sai, a scuola non facciamo Certo. la base, ci danno solo una base, poi certamente dobbiamo noi approfondire. Io, questo è uno dei primi bozzetti, lo chiamo lo specchio dell'anima, perché l'occhio rappresenta, perché l'occhio umano rappresenta proprio proprio lo specchio dell'anima, cioè la nostra fragilità alla vista del mondo esterno. Ci mostra anche il nostro carattere, come siamo e come reagiamo al mondo esterno. Certo, quindi Poi hai scelto il titolo, ma è un disegno che hai fatto completamente tu o ti sei ispirato a qualcosa? no, questo è completamente io l'ho fatto questo disegno. Ok. È nato in qualche modo o da... Allora, io quando faccio un disegno, a me, io sono un po', diciamo, come c'è un po' Leonardo, io vado ad ispirazione, vado a momenti. Se a me sembra un momento, mi piace, non so, rappresentare. Vedo una statua bellissima pure su un libro, io prendo e la disegno, oppure per esempio una statua, pure un particolare, capì? Però Ok. il problema è quando io faccio un disegno, lo disegno, però è difficile continuarlo, perché come se quel momento poi dopo di emozione di cui io faccio, di cui io fa faccio come se passa. Allora, come non ti viene più quella voglia di continuarlo, un po' così. Poi dipende sempre dall'immagine. Questa qui l'ho finita subito, perché mi piaceva moltissimo questo dipinto, questo disegno. Ok, intanto saluto Letizia Longo che scrive buon pomeriggio. Tu li leggi i Buon commenti? pomeriggio. Li leggi i commenti in alto? Pronto? Li leggi i Non commenti in alto? mi. Sì, no, l'ho visto adesso. Buon pomeriggio, Letizia. Ecco qua un altro tuo... disegno, quadro. Questo è un murales. Questo murales si chiama Donna Aurea è partecipato al Premio Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore, che è un grandissimo premio di cui vengono artisti internazionali da tutto il mondo, di cui questo premio prende anche artisti anche giovani e li fa partecipare. Si trova in una zona vicino a casa mia, fanno un omaggio per onore al santo San Pasquale Belone e durante la festa patronale. Quest'opera si chiama La Madonna Aurea, infatti ho voluto rappresentare la Madonna con in braccio Gesù bambino, e attorno, se tu vedi, questo mantello è un mantello costellato da varie stelle dorate. Infatti, essendo che è dorato, prende anche la parola aurea, che il disegno è molto luminoso, luminoso,
anche per la luminosità delle stelle. Infatti, le stelle, la costellazione delle stelle l'abbiamo anche dietro. Non so se si riesce bene a vedere adesso, che proprio come a padroneggiare, come il come è fatto bene che l'hai ingrandita. Infatti, il significato di quest'opera è come lei, protettrice delle stelle, dell'universo e di tutti noi, insieme a Gesù. Questo Che bel significato. qua. Io ho sempre rappresentato figure di santi, perché fin da bambino sono sempre stato molto, molto colpito. Infatti, sono molto religioso. C'era sempre dei temi influenti sulla mia arte. Questo è Mare in tempesta, giusto? Sì, giusto, Mare in tempesta. Questo è infatti un altro. Ah, volevo dire prima, scusami se non l'ho detto, infatti, il premio internazionale è questo qua. Ho vinto, infatti, ho vinto il premio internazionale sezioni giovani. Poi dopo, sezioni giovani. Dopo i premi che hai vinto, che hai. Andiamo avanti. Questo è un altro tema che mi piace molto rappresentare, che è il mare. Io sono molto colpito dalle onde, ma anche soprattutto dalle luci del mare, luce dei giochi di colori che fanno sulle onde del mare, perché è una cosa che mi è sempre affascinato, ma anche per la vicinanza, perché vicino a me abbiamo la Costiera Amalfitana, il Golfo di Napoli. Infatti, quando andavo, mi sono sempre affascinato dal mare. Infatti, io ho voluto proprio rappresentare il momento di cui queste onde grandi si scagliano contro questi scogli luminosi. E mentre si scagliano, se noi intravediamo bene, sono anche colpite dalla luce giallastra del sole, che danno un effetto che fanno rimanere la bocca aperta e che la guarda. Mentre tutta la scena, anche questa ha un significato, perché allora io in ogni opera che io faccio, io do sempre un significato, un messaggio, perché per me l'arte non è solo saper copiare, saper imitare o copiare quella statua, quell'oggetto, che per me non è arte, anche se copiare un oggetto, un'immagine, lo si fa per esercitarsi durante la sua formazione artistica, ma io. Per me l'arte deve dare bisogno dei messaggi alle persone. Un messaggio brutto, bello, ma soprattutto in questo momento, di una società allo sbando, l'arte deve avere dei nomi comodi, come ha avuto nel Cinquecento, nella Controriforma, anche nel Rinascimento, con il Romanticismo, a dare anche a lei un messaggio alla società, anche attraverso i messaggi. Io questo sarà uno dei miei obiettivi che porterò avanti. Infatti, il messaggio che voglio dare in questo dipinto, questo è un dipinto un po' psicologico che rappresenta la tempesta che c'è dentro di noi, di una cosa che noi non riusciamo quando noi vogliamo raggiungere un obiettivo che non riusciamo a raggiungere. Ok, perfetto. Passiamo al quadro successivo. Certamente. Ok, questo è un Prima ho visto un commento, quadro. se non sbaglio, mentre stavo spiegando. Cosa, scusa? No, prima ho visto un commento mentre stavo spiegando, o sbaglio? È entrato Roberto Sannardi, quindi l'ho salutato. Ciao Roberto, scusami, stavo spiegando prima e ti ho salutato adesso. Tranquillo, tranquillo. Io tanto i Questo. commenti li metto in anteprima, così li vedi anche tu. Sì, ma io rivedo quando dove scorrono le immagini, testa. Li vedi mentre scorrono perché li metto io in anteprima. Sì, certo.
Piacerebbe sempre sapere chi è, perché io vedo che sono due persone collegate, ma non riesco a vedere chi sono. Mi piacerebbe sempre tanto sapere chi è dentro la diretta. No, ma anche a E me, invece quando faccio le dirette sulla è mia entrato il mio pagina. professore, è entrata mia mamma. Ciao mamma. Ciao, zia. No, infatti succede anche a me, perché quando faccio le dirette sulla mia pagina, io, cioè, pure a me piacerebbe vedere le persone, ma non si fa proprio vedere chi è. È un qualcosa che secondo me Facebook dovrebbe migliorare. Sì, dovrebbe migliorare, perché ho fatto tante modifiche negli ultimi tempi, non so se tu hai visto, ma dovrebbe migliorare anche questo, secondo me. Sì. Questo qua è un... Aspetta. Questo è un pannello ceramico, è il primo mio Vediamo. pannello ceramico. Stavi parlando, se non ti interrompo. Stavo leggendo i commenti. Sì. Roberto Salinato, ciao ragazzi, scusate, sono entrato ma non posso rimanere. Grandi ragazzi, avanti così, buona giornata. Buona giornata anche a te, grazie per il complimento. Sì. Ok, io ho risposto intanto a Roberto. Non so perché, ma i commenti su queste dirette qua fanno davvero pessimi. Ah, ciao mamma. Ciao Alfonso, mi fa piacere sentirti adesso con un bel colloquio con Simone. Bravo, sei, grazie mille. Niente, perché prima è venuta qua, però le ho detto di non entrare in camera perché si sentono il rumore in diretta. Solo per quello. Ah, boh, perché quando anche a me quando ho capitato di fare arti interviste, tu non devi stare, cioè la linea non deve stare vicino al tuo, non deve essere parallela, sennò si blocca. Può capitare. Ma infatti guarda. Ciao Mimmo, c'è mio fratello. Forse. Sì, c'è mio fratello in diretta. Ciao. C'era l'omaggio a Andy Warhol che lo mando dopo perché adesso in questo momento qua sto facendo fatica a trovarlo. Ti va di parlarmi di questo quadro qua? Mentre... Sì, allora, questo pannello di cui ho realizzato è collegato un altro a un disegno di Amalfi. Magari dopo, se lo vuoi far vedere un attimo, se lo riesci a trovare, così colleghiamo le due cose. Questo qua è un disegno che mi avevi No, mandato. è l'altro. È un disegno che mi avevi mandato, Scorri. bloccami se lo vedi. Non ti è. Sì, vai indietro. No. No, direi proprio di No, no. è quello là. L'hai visto, ma l'hai fatto scorrere. Queste sono gli attestati. Vai, legge, va, scorri piano. Vai. Vai ancora. No. Non è. No, prima l'ho visto due volte, no? Questo qua, eccolo qua. Questo Questo qua? qua. Questo qua. Perfetto, Allora, questo qua, quello sarebbe una specie di, era un bozzetto, però, per fare poi il ricalco sul pannello ceramico. Che poi, ho voluto rappresentare in questo quadro. La bellissima città di Amalfi, una città che io sono molto legato alla costiera, perché come ti ho detto prima, io faccio indirizzo di ceramica ed ho avuto un amore per la ceramica da quando ero bambino, perché comunque anche mio padre lavorava in ceramica, allora ogni tanto
quando andavamo in questi luoghi, lui mi spiegava un po' come funzionavano, un po' il processo di questa bellissima arte. Io ne rimanevo molto affascinato, e ancora oggi sono ancora molto affascinato per la ceramica vetrese. Infatti qui vediamo proprio il panorama di Amalfi che si vede alla vista del porto, che vedendo dal porto si vede tutto il panorama, incorniciato in una bellissima cornice di limoni e di vari fiori che fanno proprio rivivere quei colori, anche quell'atmosfera all'osservatore, a chi guarda proprio come se lui stesse in quel momento ad Amalfi, ad assaporare quei sapori tipici della costiera amalfitana. Questi colori accesi, limpidi, molto colorati e tanti di questi colori caldi. Infatti, questa è una mia costante nei miei disegni. Io amo rappresentare cose calde, di colori caldi, luminose e non cupe, perché è anche il mio carattere. Come ho detto prima, un artista rappresenta il suo stato d'animo sul disegno. Sono molto armonioso, gioioso. Vabbè. E questa è collegata a quel pannello ceramico che mi hai fatto vedere prima, che certamente è realizzato con gessetto, poi è stato cristallizzato, smaltato. Questo è stato il mio primo proprio bozzetto, il mio proprio pannello di ceramica che ho fatto. Intanto una domanda, com'è nata la tua passione per l'arte? Allora, io disegnavo già da bambino. Mi ricordo che da bambino, a parte scarabocchiavo, disegnavo in continuazione proprio, però uno dice, da bambino, sai, uno tutti i disegni, è normale, però già da 10 anni io lo faccio, cioè, iniziavo anche a disegnare di più. Allora, mano a mano, anche alle medie, io sono partito già da me stesso a prendere, a vedere video su YouTube, ad informarmi, ad informarmi, a conoscere quest'arte. Solo una volta mi sono fermato, cioè sono stato un anno fermo per vari pregiudizi, che come tu sai, noi artisti veniamo sempre un po' giudicati perché si dice sempre quella cosa che: ah, boh, ma tu fai l'artista, nella vita poi non fai niente, che vai 20 quadri, perché io lo faccio anche come lavoro, perché questo sarà il mio lavoro, e lo è il mio lavoro. E questa cosa ti condiziona, soprattutto da bambino, però io lo sono proprio riuscito a superare, guarda caso, un post di un artista, un grande artista napoletano, non so se lo conosci, fa dei murales, si chiama Raffaart, che anche lui era stato condizionato da questa cosa da bambini. Infatti io molto tempo fa lessi un suo post che proprio raccontava questa cosa, e io, cioè, mi sono quando l'ho letto mi sono sentito me stesso. Allora ho detto, scusa, ma se lui si è sentito come me, però lui ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, perché non ce la posso fare anche io? Allora mi sono dato coraggio, dandomi coraggio. Questo coraggio ce l'ho ancora, spero di averlo sempre e non mai arrendere. Bene, bene, bello. Intanto saluto Mago Guglielmo Wilson, che io intervisterò la pagina, mi sembra giovedì, ma non ne sono sicuro perché non ho il calendario dietro. Però comunque a breve anche lui intervista. Adesso metto la prossima immagine, che dovrebbe essere questa. Questa è paesaggio montano, giusto?
Sì, questa è mentre lo stavo facendo. Cioè, se riesci a trovare l'altra opera che ho fatto, però completa di questo qua. Se qualcosa poi la trovi dopo, non c'è problema, capito? Paesaggio montano, credo di averla trovata. Eccola qui. Ah, se nel caso non riesci a trovarla, la presentiamo dopo, non c'è problema. Questa qua? Possiamo passiamo un'altra immagine, non, dopo, pure per ultimo, se hai difficoltà. Quando tu adesso inizi a parlare, poi intanto. Allora, quell'opera che si chiama Paesaggio Montano. Io ho un altro, anche questo è un altro mio tema di cui mi ispiro, però da poco, perché io mi sono sempre ispirato a paesaggi di mare, borghi di mare, però da poco mi sto anche appassionando a questi vari borghi, oppure paesaggi montani. E il fatto che ho voluto rappresentare un paesaggio montano proprio tipico, del nord Italia. Infatti qui abbiamo due fauni, uno a destra e uno a sinistra, che uno è leggermente illuminato dal colore del tramonto che abbiamo proprio in parallelo al suo, che con il colore del tramonto rispecchia e colpisce anche le onde dell'acqua, un'acqua. L'acqua? Eccolo qua, l'hai trovato. Sì, l'ho Infatti, trovato. come è in questo. Però ti sei fermato, quindi mi diciamo un'acqua No, invece di mi sono fermato perché la stavo spiegando, poi dopo non riesco, capito? Cioè, un po' non riesco a far capire quello che sto dicendo. E infatti, la luce che colpisce sia i rami degli alberi. La colpisce anche le onde di cui dà dei riflessi all'acqua, che le abbiamo sia nella parte destra più illuminata, anche nella parte meno illuminata che l'abbiamo a sinistra. L'abbiamo a sinistra. Al centro egge una grandissima riflesso celestino bianco di acqua, dove che il riflesso della montagna innevata che noi vediamo proprio al centro dell'opera, che predomina su tutto l'insieme dell'opera. Del tutto questo è illuminato da un. Qui abbiamo proprio un confronto di un che il sole che abbiamo a destra, che se ne sta quasi che sta uscendo. E lascia il posto alla luna che non si vede, ma alla fine deve dare un paesaggio un po' più scuro dalle nubi di blu, cobalto e violetto, che più in là, non so se riesce a vedere, che diventano blu scuro, che dà proprio il confronto, che ricordo un'altra opera che io ho fatto. Del tutto questo rende un paesaggio rilassante anche per gli occhi per chi guarda, e come ho detto prima, potrebbe dare all'osservatore di vivere quel paesaggio montano, soprattutto in inverno. Laura Schiavone, bravo signor D'Antuono, grazie Laura. Ciao Laura, grazie. Intanto volevo salutare anche Maria Grazia Tenesa non c'era. Saluto anche io. La conosci Maria Grazia? No, Forse non la conosco. Sono di Nocera, sono. che io sappia è una cugina di mamma. Adesso No, se inizi a farmi queste domande un po' no. difficili. No, prima hai detto Nocera, pensavo di Nocera. No, non, forse non la conosco, forse Nocera la metto in non mi realtà viene in in mente. cognome. Però sì, se ce lo scrive nei commenti fa piacere.
Ti pubblico ancora un commento prima di passare a questa immagine bellissima. Marianna Coppola, bravo Simone, un abbraccio da Milano. Ciao Marianna. Marinalva. Marina, scusa. Non si vedeva. Ciao Marinalva. Scusami. Tranquillo. Scusami, Marinaldo. Tranquillo, tranquillo. Ciao No, Fusaco. sono i piccoli in basso. Emozionato di avere Fusaco in diretta tra i commenti. Anzi, no, non è tra i commenti, ma è entrato in diretta Fusaco. Una mia grande. Un mio grande idolo, diciamo così. Bene. Vuoi parlarci di questo bellissimo quadro? Scusa. Questo è un piatto ceramico e questo è uno dei miei primi piatti che ho realizzato in ceramica e raffigura il panorama di Napoli con Pulcinella. Viene un po' sbiadito perché, sai, in ceramica i colori non, quando noi dipingiamo esce un effetto diverso. Allora, alcune volte può capitare che stessi colori che possono sia diventare diversi da quelli che l'immaginavi. Infatti, questa è anche una cosa che uno deve stare attento, perché prima di fare, di fare un pannello o un piatto in ceramica, devi prima saper fare, per avere già un effetto di come deve venire, devi cercare di immaginare. Comunque, tornando a noi, qui abbiamo Pulcinella che è sdraiato sul terreno, che abbiamo un piccolo cipresso e abbiamo il panorama di Napoli con il Vesuvio, una città che amo moltissimo e che sono anche nato lì e l'amo pazzamente. Tutto è incorniciato in una cornice barocca che Mi sente Alfonso? Sì, ti sento, prima non ti sentivo. Da una cornice barocca Ho detto dietro. che sopra dipende da un blu acceso, da un blu acceso. Ciao mitico Carlo Maretti. Ci vediamo presto, spero. È entrato Carlo Maretti, un grande attore della comicità italiana, quindi volevo salutarlo. Giusto. Saluto anche da parte mia. Grazie Alfonso. Ancora due parole su questa immagine o passiamo all'immagine che preferisco e che sono emozionatissimo di mandare? Emozionatissimo, forse ho capito qual è. Ma passiamo a quell'immagine che se per me possiamo anche passare, poi se gli utenti desiderano di osservarlo un altro po', di guardarla, sono liberi di. Tanto io poi le immagini in qualche modo le lascio. No. In teoria sì, c'è quell'immagine lì, però. Eccola qua. Ok. Perché io mi sono fatto il mio ordine e non posso non seguirlo. Sì, può capitare che l'ordine non va. Un'immagine che io preferisco molto. Mi fa piacere che ti piace moltissimo. Ma sì, ma proprio tanto. Spero si veda bene. Sì, si vede Sì, la riesco a vedere bene anch'io. Spero anche le persone che ci stanno seguendo. San Giovanni, allora. Come ho detto prima, io sono molto religioso e il tema dei santi li ho sempre raffigurati, li raffigurerò ancora, li raffigurerò ancora. Questa immagine, sai, ne ho fatto moltissimi, moltissima, ho fatto moltissime copie di questa immagine, di cui ne ho vendute anche moltissime, perché questo raffigura il patrono della mia città, Angri, in provincia di Salerno, in Campania. Noi inglesi siamo legatissimi al nostro patrono. Infatti, qui rappresenta proprio il momento dove è nato quest'amore. Lui viene raffigurato, lo raffigurato in un che è già che
si trova su un, che è poggiato su un su prato, dove questo prato, le erbacce del prato sono colpite dalla luce arancio giallastra del cielo, che danno un effetto armonioso all'opera. Poi abbiamo un affoscamento delle montagne, tipiche delle montagne angrese, che danno proprio l'effetto del tramonto che sta venendo e sta anche quasi per lasciare la notte. Il tutto l'opera, l'oggetto che predomina l'opera è il santo, San Giovanni Battista. Qui c'è un particolare che non lo so se voi, chi sta guardando, ha notato o non ha notato ancora, che San Giovanni è rappresentato, viene rappresentato mulatto e anche di stile, anche stilizzato, perché come tu ben sai, la maggior parte delle opere dei nostri santi sono delle opere rinascimentali del Cinquecento, perché c'è stato proprio un processo di cambiamento. Esempio, le opere venivano, anche se venivano rappresentate prima, venivano tramutate e rappresentate di nuovo. Perché infatti quest'opera la rende... orgoglioso dirlo, ma non lo dico io, ma gli studi dell'Università di Napoli, di Sant'Orsola Benincasa, che è una delle università più prestigiose d'Europa e del mondo, che si occupa di restauro dei santi. Infatti nel 2008, quando questa statua è stata restaurata, insieme a un'altra statua di San Sebastiano, la Chiesa Nuova, Chiesa Nuova di Napoli, e verranno poi definiti uno dei pezzi unici al mondo, perché non si hanno delle raffigurazioni così di San Giovanni. Infatti, questa statua è stata anche, no, la statua, c'è cioè un'altra statua, però che è una statua però barocca, come dicevo prima, però è di argento. Argento, oro, bronzo, è stato fatto dai grandi scultori dell'arte barocca napoletana del Settecento, di cui ha rappresentato l'Italia in Brasile, cioè proprio l'importanza di questa statua. Tornando alla descrizione, San Giovanni è raffigurato in legno dorato, questo busto, anche l'aureola che ha in testa, dove abbiamo, se tu vedi in basso dove sta l'addome, abbiamo un laccio dorato con varie incisioni di elementi vegetali, che rappresenta poi il laccio che lega il vestito. Il tutto e abbiamo un mantello rosso porpora con varie incisioni dorate. Abbiamo poi il crocifisso e mantiene un grande crocifisso con la scritta Ecce Agnus Deis. Ho voluto rappresentare San Giovanni Battista in un prato perché la nascita della leggenda che lega San Giovanni, proprio il momento che nasce l'amore, perché io sono un po' romantico, perché rappresenta proprio il momento dell'azione. Se tu non so se ci hai fatto caso, perché secondo la leggenda, questa è stata anche Questa leggenda è stata anche verificata, forse è anche vero questo fatto, da alcuni documenti conservati nell'abbazia di Cava dei Tirreni, vicino ad Angri, che queste due navi erano provenienti da Costantinopoli. Stiamo parlando del IX secolo avanti Cristo, questa strada ha più di 1000 anni, di cui c'erano due navi che partivano da Costantinopoli e dovevano andare nel Ducato di Napoli. No, non si sa la rotta precisa che dovevano scaricare alcuni merci, però si trova lungo il tragitto. Abbiamo due navi, abbiamo due navi, una che contiene la statua del santo e ottiene più profitti e va più veloce, invece l'altra è un po' sfortunata. Allora, la nave, l'altra, è gelosa perché viene protetta da questa statua che stava scolpendo un marinaio. Della nave. Allora, in una notte decidono
questi marinai dell'altra nave di assalire questa nave e incendiano, incendiano anche la statua. Però la statua non, cioè, non viene proprio incendiata, cioè viene incendiata ma rimane così com'è. Allora i marinai, anche se loro se la prendono con forza, non porta profitto, anche la fa naufragare, la fa naufragare sulle coste del Golfo di Napoli, che poi i marinai, per disfarsene, la fanno trascinare un tram in aperta campagna. Alcuni contadini del posto vedono questa statua. Per loro è un miracolo, è un omaggio, infatti, e sarà poi proclamata protettore del posto. Infatti, questa statua proteggerà per sempre gli angresi da ogni calamità naturale. Soprattutto è famoso l'episodio del 44, dell'eruzione del Vesuvio del 44, di cui la statua, per invocare che questi lapilli che stavano sotterrando la città, viene cacciata dalla chiesa. Appena viene cacciata, questo non, i lapilli non ci sono più. Noi siamo molto legati perché anche la festa è particolare, molto seguita su tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio del circondario vesuviano. Noi siamo legati perché non è solo un santo, un patrono, ma noi è quasi fosse è come un padre che ci protegge da tutto ciò il mondo esterno, tutto ciò che è cattivo. E anche allo stesso tempo è anche un amico, un parente di cui possiamo confidarci. È quella possibilità che i nostri mali che ci affliggono passino. Sono molto legato a questa statua e per me è sempre un onore parlarne ad altre persone, soprattutto persone che non sono della mia zona. Sì, anche per me io sono. Non sono così devoto come te, però San Giovanni sì, sono sempre stato devoto. E quindi quando ho ricevuto questa foto è stato bellissimo. Bello. Infatti per me ci teneva una delle prime foto per presentarle, però infatti è che è un onore anche quando tu la dipingi, la disegni, cioè è un'emozione indescrivibile, guarda. L'ho fatto molte volte, ma quando disegno, ma anche se lo facessimo è come se lo disegnassi per la prima, come se provo l'emozione della prima volta che quando lo disegno, cioè. A me, allora, io mi emoziono sempre nei miei quadri, però quando faccio scusami la parola in lingua napoletana, però è un'emozione indescrivibile. Beh. Adesso passiamo a Venezia, finalmente ne ho azzeccata una. Ci sono altri commenti? No, per il momento no, io li sto verificando. Ah sì, saluto Antonio e Circi, salutalo anche tu per favore. Ciao Antonio. Ok, ciao Antonio, eccolo qua. Ok, adesso ti si vede un po' meglio. Prima ti vedevo proprio male e la luminosità purtroppo da te è bassa. Prima di continuare saluto Marilena, ciao. Ciao zia, ti Ciao chiamo Marinella. Marilena. Marinella. Ciao zia, ti chiamo presto, promesso. Ok, adesso questo quadro dovrebbe essere Venezia. Dimmi Ma dove. Simone, scusami se ti ho interrotto, ma io vedo che la mia immagine è bloccata, ma si vede anche a te che è bloccata, perché mi vedo bloccato o no? No, io ti vedo bene che ti muovi ogni tanto, che Ah sposti il no, telefono. io no, scusa, prima mi sono mosso perché ho acceso la luce che sta facendo notte, capì? No, perché mi vedo bloccato nella foto, pensavo anche che si vedeva anche nella diretta così.
Non è un problema mio. Fatto benissimo, no, sei in diretta, quando ti muovi si vede, quando parli si vede tutto, non è un problema, funziona giusto con 10 secondi di ritardo perché il programma lo prevede così, però giusto 10 secondi. Infatti io sto verificando, sto anche, oltre a gestire la regia, ti sto seguendo in diretta, quindi in modo da verificare che va tutto bene, solo per quello. Questo quadro qua che dovrebbe essere Venezia, giusto? Sì, no, non lo vedo, sono ancora fermo. Vedo solo il quadro di San Giovanni Battista. Forse Allora, aspetta un secondo. ancora lo devi mettere, boh. No, io lo vedo, però se non lo vedi, così lo vedi. No, ma è come se fosse bloccato, vedo ancora San Giovanni. Io vedo il quadro, vedo Venezia. Ed è per quello che ho detto, se no non l'avrei detto. Ciao Sharon. Diamo un commento a posto. Strano però che non lo vedi. Prova a No, ma è rimetterlo. come. No, ve... no, vedo tutto bloccato. Questo è. Forse aspetta un attimo, mi metto. Non è forse il problema mio di linea. Fammi vedere così. Stiamo vedendo se c'è una buona connessione. Ma tu mi vedi che mi Io sono vedo mosso bene, adesso? ecco. E anche Eh no, io. in Ti diretta vedo ti vedo. bloccato, cioè vedo tutto bloccato, vedo io bloccato, tu bloccato, anche tutto bloccato, no? Non so, perché prima andava bene, no? No, io ti vedo. Ti vedo e ti sento anche. Per quello mi sembra strano. Non lo vedi neanche così? No, forse devo provare ad uscire ed entrare. Però se esci rientri, sì, prova. Io però rimango collegato. Ok, mo esco un attimo. Sto guardando questo contrattempo di cui ho avuto, ma ritorno subito. Ok, ciao. A dopo. In attesa di Alfonso.
Benissimo, e siamo ancora in attesa di Alfonso, in attesa che si ricolleghi. Ciao Sharon. Intanto invito io a seguire tutti l'artista Alfonso D'Antuono Artista, sulla pagina Facebook. Eccolo, Eccomi qua. eccolo qua. Eccolo qua. Allora, io intanto ho invitato i follower a seguirti sulla tua pagina Facebook. Bene, grazie Simone. Ecco Grazie a te per essere oggi qua. Spero poi in realtà di qua. farne altre in giro, ma ne faremo altre. Adesso lo vedi qua. Questo è Venezia, quello che tu che mi hai detto prima. Venezia, Finalmente lo finalmente, vediamo. figata. Intanto io ho Allora. fatto un po' di saluti, ho inviato i follower alla tua pagina, adesso parliamo di questo quadro, come è nato, da cosa nasce l'ispirazione. Era in estate, precisamente il 22 agosto di quest'estate, guardo ancora la data. Allora, a me un'altra Venezia è un'altra città che a me mi piace moltissimo e l'ho voluta sempre rappresentare, solo che non ho mai avuto la giusta ispirazione, che come ti ho detto prima, a me mi viene al momento, sempre se è quella cosa, immagine, mi piace, questa è un'immagine, mi piace, io la prendo e la riproduco, la imito come dico io, però in questo momento ho visto un'immagine e una fotografia, mi è molto colpita e l'ho voluta fare. Però ho voluto anche sperimentare una tecnica un po' all'impressionista, che se vedi nelle varie masse della chiesa, ma anche di tutto il dipinto, e si vede proprio la costruzione proprio del colore, il disegno è solo leggermente, perché io ho sperimentato molte tecniche in estate, anche questa qui. Qui ho voluto rappresentare uno dei tramonti veneziani della città Ligure. Qui è la chiesa di San Matteo, la chiesa di San Matteo, poi a sinistra, poi a destra abbiamo le dondole che sono postate nel loro punto di incontro. Qui e poi da lontano abbiamo alcuni gabbiani che stanno dirigendo verso l'orizzonte. Quest'opera è caratterizzata dai colori caldi che danno un effetto molto armonioso all'opera, che fa proprio anche rivivere quel momento di sublime che si ha alla vista di Venezia. Infatti qui l'abbiamo anche se tu vedi proprio all'orizzonte quella punta bianca che anche se tu rimpicciolisci l'opera si vede, è stato proprio una cosa che io volevo fare, che se tu vedi c'è un punto bianco in fondo, proprio, ti fa proprio capire proprio quel punto di cui sublime, cioè sublime sarebbe, per chi non lo sapesse, che è una caratteristica dei poeti romantici dell'Ottocento, è quell'elemento naturale che l'artista si ispira, proprio quel momento, proprio quell'effetto che voglio dare, che voglio far rivivere sempre all'autore, come se stesse lì a Venezia a guardare quel paesaggio, questo tramonto. Sì, è quel dettaglio che comunque ti fa entrare nel personaggio, diciamo così, ma... Sì. Io sono un amante dei particolari. Io,
Cioè, per me un disegno, un dipinto in particolare è una delle prime cose che ci devono stare, perché con i particolari forti danno un effetto diverso all'opera. Capito? Vabbè, comunque ne realizzerò un altro in questi giorni di Venezia, un altro, però di una prospettiva diversa, però lo faccio. Se Ok, basta che mi seguite, così lo vedete in questi giorni. sì, poi tanto io ti aspetto di nuovo in diretta quando vorrai. Io sono qua. Va Quando vorrai io. benissimo. Mi hai mandato questo dipinto qui. Ce ne vuoi Sì, è quello parlare? di Amalfi. Abbiamo parlato Il famoso prima. di Marci, quello collegato con la. Sì, questo era collegato con il pannello di no, con l'altro pannello di ceramica che ho fatto vedere all'inizio. Ok, dovrebbe esserci ancora. Ci dovrebbe essere alcune immagini di. Quella famosa, questa qua, che vabbè, visto che No, prima mi hai questo è raccontato di Maradona, un altro. tu, dimmi tu, vuoi raccontarlo tu, questo maggio? Sì, allora. Io sono un grandissimo tifosissimo del calcio, soprattutto del Napoli. Infatti, e poi ho voluto rappresentare che era il mio idolo calcistico, che era il grande Diego Armando Maradona. Infatti quest'opera l'ho fatto un omaggio a lui, infatti si chiama Dios. Peccato che questo omaggio l'ho dovuto fare proprio quando lui è venuto a mancare. Infatti ho pensato, l'ho fatto proprio adesso che è venuto a mancare, non lo potevo fare prima. Qui rappresenta proprio la sua, il punto di carriera di lui è diventato proprio famoso proprio a livello conosciuto mondiale, perché c'è da dire che quest'opera, prima di parlare delle opere realizzate in stile pop art, di cui ci sono alcune opere, anche altre opere di cui ho realizzato una collezione che ho fatto sempre in stile pop art, di cui è un stile che mi è sempre piaciuto, e che noi vediamo che nello stile certamente abbiamo il colore blu e celestino, che dà forma anche in nero, che dà forma al viso e al corpo di Maradona. Tutto il viso si trova, se ingrandisci, il viso si trova proprio, diciamo, viene proprio tagliato dallo stemma del Napoli, e tutto intorno ho ripreso lo stemma della squadra calcistica Napoli, che vede. Poi abbiamo questa scritta che ho voluto mettere non così, perché quella è 1926, la nascita della squadra calcistica del Napoli, ma l'ho voluto mettere perché ha un motivo. Come ho detto io, ogni opera che io faccio ha sempre un significato. Quest'opera rappresenta per me la nascita del riscatto del popolo napoletano verso lo strapotere del nord Italia, cioè, perché come tristemente noi sappiamo, ma quello che il Napoli fino allora non aveva mai vinto solo una Coppa Italia nell'epoca fascista, poi con lui ha vinto due scudetti, la Coppa UEFA, la Supercoppa e tante altre coppe, ma non è tanto per aver vinto, perché lui, essendo argentino, ma anche come tutti i popoli del sud del mondo, si incarnano in un solo carattere comune, perché lui era anche napoletano in sé, perché lui incarnava in sé il carattere, la ragazzim napoletano, che non ogni opera, perché lui quando combatteva in campo, soprattutto quando andava nei stati del nord, a Milan, a Torino, a Juve, lui e i napoletani ancora oggi vengono fischiati per questi cori razzista, cioè ancora nel 2020 questi cori razzista, cioè
Ma ci rendiamo conto? Lui dice alla scuola: ragazzi, noi dobbiamo lottare perché dobbiamo dare una risposta a questo. E lui l'ha fatta nel modo migliore possibile. Cioè, lui è, cioè, come se avesse rappresentato per i napoletani, cioè, una risposta a quel, diciamo, non dico odio, ma quel pensiero razziale che alcune persone hanno verso di noi. Certamente persone che secondo me che non rappresentano il settentrione d'Italia, perché lì ci sono bravissima gente e sono solo quelle persone malate come stanno nel sud, che sono persone che infangono il nord e persone che infangono il sud, ci sono da tutte le parti. Questo è, infatti, è una terra bellissima, il nord d'Italia. Però ciò che rappresentate, ma anche perché lui, oltre ad essere un grande calciatore, perché anche come i napoletani, che ha mille, ha, ha, i napoletani hanno anche mille difetti, però hanno l'aiuto verso il prossimo. Lui ha fatto tante di quella beneficenza, sì, nel 2017 con 1 milione di euro fece costruire 10 stadi per bambini che non... che nel Perù e in Argentina, che non avevano nemmeno la possibilità di mangiare, però avevano un obiettivo di giocare al pallone, ma non potevano, perché non avevano la non avevano la quantità economica per pagarsi un abbonamento al campo sportivo. Allora lui fece questi stadi, ma fece non solo il stadio, anche donò anche molto cibo, ma non solo lì in Argentina, ma anche in Africa, in altre parti del mondo. Perché questo dovrebbe essere ricordato, no? Quella persona che per sbaglio della droga viene solo ricordato, perché non è solo lui che è caduto in questa trappola, ci sono anche alcuni calciatori famosi oggi di tante squadre di Serie A che vanno in questa grande, in questa brutta cosa. E dobbiamo ricordarlo come uno che con mille difetti ha sempre aiutato il prossimo e ha dato un riscatto per noi napoletani, ma anche non solo, anche per il popolo dell'Argentina. Ha fatto anche capire che chi parte da niente non ha niente, cioè è povero, non, cioè non ha la sua prospettiva di futuro, è quella di resistere alla giornata. Lui con impegno ha saputo arrivare dove nessuno è impossibile arrivare. E per questo dobbiamo prendere anche esempio, ma di questo elemento qua, che noi, anche se chi non ha la possibilità economica, chi che è povero, ha sempre il diritto di sognare, di inseguire i propri sogni, perché come ce l'ha fatto lui, ce lo possono fare, possono arrivare tutti quanti, sia nel campo del pallone, nel campo artistico, in tutti i campi. L'orgoglio, questo è. Certo. Comunque, prima di chiudere il discorso Maradona, volevo solo ricordare che lui ci ha lasciato il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni e che Aveva compiuto da poco 60 anni. si aveva compiuto da poco 60 anni e che purtroppo, come dicevi tu, ancora nel 2021 esiste ancora il razzismo, esistono ancora purtroppo tante cose che secondo me No, ma andrebbero. infatti c'è. Infatti, perché mo in questi giorni abbiamo ricordato le vittime della Shoah e noi ancora in Italia abbiamo ancora questo razzismo verso le persone di colore, verso i popoli. Cioè, io non capisco. Eppure io ieri ho visto un bellissimo film sulla Shoah di cui ti colpiva proprio nell'animo, e queste persone, cioè non colpiscono nell'animo queste persone, questo odio. Io non so che dire, non so, o sono io che sono un po' troppo diverso, o la società che è sbagliata, ma No, perché cioè, dopo aver studiato, dopo aver appreso tutte queste cose, noi continuiamo a fare questi sbagli. purtroppo è così. Per il momento non c'è modo
non c'è modo di concludere questo razzismo, questo odio, questo da parte di Io ti tutti. dico una cosa, il male ci sarà per sempre, ma ci saranno sempre delle persone che daranno sempre degli esempi. Sì, certo. Però gli esempi ne abbiamo tanti, dobbiamo essere noi a svegliarci un po'. O no? Certo. Io la penso così, poi ognuno la può pensare anche diverso, eh? Noi siamo i primi che comunque componiamo la società. Adesso sta ancora andando, intanto per qualche secondo, la foto del suo bellissimo, bellissimo quadro. Però sì, noi siamo i primi che componiamo la società, quindi siamo noi in realtà che dovremmo fare la differenza. È sempre facile parlare, secondo me, ma poi in realtà non è facile arrivare a una soluzione. Quindi, e io sono pienamente Io d'accordo. infatti attraverso l'arte, come ti ho detto all'inizio, io voglio proprio cercare di fare attraverso l'arte far capire alle persone che su alcuni punti stiamo sbagliando. Lo so che l'arte non può fare tante con le parole, però secondo me lo può fare qualcosa. Io ci metto il mio, poi sono le persone che ce ne mettono loro, come dicevano i napoletani. Infatti è bellissimo il dialetto, la dialettica che hai usato. Questo Questo tra l'altro dovrebbe essere l'ultimo, che ne ho ancora uno. allora no, abbiamo uno e un altro, poi c'è uno sul Covid di cui ho fatto. Questo No, dovrebbe essere l'ultimo. Questo dovrebbe essere. se vuoi presentare prima questo, facciamo l'altro, come vuoi tu, possiamo. Ma ce n'è ancora un altro? Allora, abbiamo questo e uno, cioè sono due simili, solo che li ho descritti diversi, capito? Però possiamo incominciare con questo se ti va, ma lo vedi tu. C'è questo e poi di... Aspetta. C'è questo e poi ce n'è ancora un altro che è simile a questo, che non è l'omaggio a Andy Warhol? Sì, e poi quello è. Allora, l'altro è proprio la copia del quadro di Andy Warhol, l'ho capito? Ah, ok. Però questo qua è già più interessante, perché questo è proprio mio, questo l'ho inventato proprio io, capito? Bene. E voglio di parlarne 2 secondi, così. Sì, certamente. Allora, questo quadro fa parte di una collezione, di cui ho fatto sempre in estate, insieme a questo quadro qui, anche all'altro quadro che io ti ho detto prima, che è simile a questo qua, però è proprio la copia Sì. dell'opera di Vesuvius di Andy Warhol. Infatti la mia collezione si chiama Vesuvius ed è un omaggio a questo grande artista della pop art, di cui è venuto nei suoi viaggi, venne a Napoli e fece questo grande omaggio al Vesuvio, di cui io ho visto proprio nel Museo di San Martino a Napoli. Sono molto rimasto colpito e l'ho voluto raffigurare. Infatti, poi prendendo questa immagine, questo è proprio mio, rappresenta proprio, l'ho chiamata l'eruzione, perché rappresenta proprio, questo è, questa, questa Quadro è di Andy proprio Warhol, l'immagine. questo è proprio il quadro di Andy Warhol, quello precedente Sì, invece. questo è. Che l'ho disegnato io, che l'ho riprodotto io tale e quale. Poi c'è l'altro di prima, quello che è mio, di cui stavo descrivendo. Ok, intanto descrivilo che sto adesso, eccolo qua. Okay. Siamo in diretta con il quadro di Andy Warhol. Dovresti vederlo, lo vedi? Al Scusami, fondo. non ho capito. Ok? Mi senti? Sì, ti sento, prima non ti sentivo. Ah, ok. No, dicevo, dovresti vederlo adesso in diretta il quadro. Pronto? Mi senti Pronto? ancora? Sì, dovresti vedere il quadro in diretta, dicevo.
Sì, questo è quadro in diretta. Questo Ok, perfetto. è il quadro che io ho fatto, si chiama L'eruzione. Rappresenta proprio il momento della calamità dell'eruzione del Vesuvio, di cui io, prendendo spunto da varie immagini d'epoca, ho voluto raffigurare su questo mio dipinto. Questa collezione, perché mi sono ispirato al Vesuvio perché io ebbi l'opportunità di visitarlo quando ero piccolo, però mi ricordo ancora una bellissima esperienza che se tu ti trovi a passare per Napoli, se la puoi visitare, lo visiti anche tu insieme ai scavi di Ercolano, Pompei, ti consiglio, una bella esperienza, guarda, anche un bel panorama dall'alto si vede. Grazie. Se dovessi mai passare, sì, sarebbe bello. Sì, ma io consigliare altre persone, non so se stiamo seguendo, di quando, spero che quando questa cosa finirà, che se passano per Napoli, danno un'occhiata, così. Ritornando, io a me è sempre piaciuto, anche se mi è sempre colpito questo vulcano, perché anche se mette, anche ti muove, ma è anche che grazie alla sua fertilità abbiamo uno dei vini più buoni e più costosi al mondo. Per esempio, abbiamo l'anima di Cristo, che è uno dei vini più prestigiosi, hanno anche usato anche nei film di Hollywood, Tom Cruise. Usate nei suoi film che ha fatto, che sono un'eccellenza del territorio campano, ma anche nazionale, di cui abbiamo proprio la rappresentazione della natura, perché la natura, oltre ad essere maligna, come in questo caso, è anche buona, perché attraverso i suoi frutti abbiamo il mezzo per il nostro sostentamento. Quest'opera viene raffigurato proprio il fuoco della lava rossa e arancione che sta proprio esplodendo dal Vesuvio, infatti che esplode e inonda tutto il territorio circostante. Infatti noi sotto noi vediamo queste macchie rosse che stanno sul suolo, che sono i vari terreni che si sta aprendo della lava. Fatto bene che hai fatto vedere. Sempre dal vulcano noi vediamo che in alcuni punti però del cono è sciolta là, infatti a sinistra spunta la lava dal cono del vulcano, che poi esce una grande fumarola grigia, che questa fumarola colore il cielo di marroncino e verdino, che è pieno di elementi piroclastici e lapilli. E tutto che abbiamo anche nell'altra parte, nell'altro versante del vulcano, abbiamo questi getti di fuoco, di lava. Volevo rappresentare questo proprio il momento dell'eruzione. Che poi insieme all'altra è una collezione. Questa collezione la ricordo è ancora in vendita. Per chi vuole mi contatta e io la porto qui, è in vendita. Basta che mi inviate un messaggio sulla mia pagina. Certo che ricordiamo la pagina, nonostante sia scritta in sia scritta in Sì, diretta, voi basta che Alfonso D'Antuono, artista. artista, basta che cliccate su lì, la cercate, se siete interessati mi inviate un messaggio e faccio sapere i prezzi, potete anche richiedere dimensioni più grandi, perché questa è una dimensione che questo qui è ideale per un tavolo da salotto. Lo metti lì e io ce l'ho qui vicino, ma ce l'ho vicino qui, però secondo me non si riesce a vedere con la luce, ma da lontano dà un altro effetto alla casa.
Basta inviare un messaggio e io risolvo tutti i vostri dubbi su quest'opera. Certo, poi ti chiederò anche un qualcosa. Certamente, farò un bel regalo. Stavo decidendo meno. Ok. Con questa dovrebbero essere finite le immagini, giusto? Manca solo una, quella su Covid, abbiamo finito. Ah, Abbiamo finito. è giusto, 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 vero. No, sono molte opere, sono delle opere più belle di cui ho avuto vari premi e attestati. Allora ci tengo a farle vedere. Sono Covid. Sarebbe un bar vuoto, eh. Non... Ho capito. Solo un secondo. Sì, Intanto, non ti preoccupare. mentre io lo cerco, mando 3 secondi di pubblicità e poi torniamo qua. Uno, eccoci tornati qua. Ciao, ciao Alfonso. Siamo sempre in diretta con Alfonso D'Antuono, artista, grande artista. Eccoci qua. Ok, abbiamo trovato. Abbiamo avuto dei vari commenti, Simone. Sì, Commenti, questo. adesso non ce ne sono. L'ultimo. Ok. La prima pandemia, giusto? Si intitola così. Sì, la prima pandemia. Ok. Ci vuoi raccontare questo quadro? Allora, questo quadro io l'ho voluto raffigurare non volevo rappresentare, non so, quelle proprio. Sai, ci sono stati molti quadri che raffigurano, non so, le mascherine oppure quelle persone che stanno a letto, non, no, o gli infermieri. Non volevo rappresentare più queste cose, ma ho voluto rappresentare proprio ciò che ha colpito anche di più, non solo oltre alle persone, ma anche alle attività, ma non solo all'attività commerciale, ma anche al nostro modo di vivere, perché. Allora, ma anche come oggi, non abbiamo più la vita che avevamo un annetto fa. E anche ritornare a quell'atmosfera, so, a quegli aperitivi che facevamo tutti quanti assieme, quelle risate, quegli abbracci, quei baci che non ci possiamo dare più per il momento. È come, proprio in questo modo, è come se fosse. Sparito e rappresenta proprio il vuoto di questo locale che è vuoto, c'è il vuoto dentro di noi, ma questo vuoto, se tu vedi lontano, c'è un tramonto, quel tramonto, no, no, è un'alba, scusa, è un'alba che rappresenta un segno di rinascita, perché prima o poi tutto questo ritornerà, basta solo aspettare e rispettare le regole. E prima o poi ritornerà tutto come prima. Perché nella vita, anche nei momenti brutti, c'è sempre una speranza per ogni cosa. Anche su questa speranza io l'ho voluto darvi. Questa opera è partecipata a una mostra che fece a settembre. Questo l'ho fatto proprio in pandemia,
l'ho finita dopo Pasqua, non mi 10-20 aprile, non mi ricordo con precisione la data, ma l'ho finita dopo Pasqua e l'ho voluto rappresentare. Mi è stato chiesto di fare una mostra, di partecipare a una mostra di cui hanno partecipato 20 artisti della provincia di Salerno, tra cui io, organizzata dal comune di Cava di Tirreni, dall'assessore, di cui lo ringrazio molto. Non so se mi sta guardando adesso, lo ringrazio molto per avermi dato questa opportunità di far vedere la mia opera. Ok. Comunque sì, molto molto bella anche questa. Bella l'idea. L'idea è nata tutta da te? Cioè completamente è nata l'idea. L'idea era di rappresentare. Io, come ho detto prima, io nella mia opera, nelle opere che faccio questa volta, allora, nelle opere precedenti, era solo un messaggio così, però volevo dare, attraverso la mostra, volevo dare un messaggio forte alle persone, che se tu ti ricordi, all'inizio di marzo, molte persone, non, mo, molte, molte, molte persone non rispettavano le regole. C'era ancora quei bar chiusi, allora io ero molto provato su questa cosa. Non volevo dare un messaggio chiaro. Questa, insieme questa opera, una delle tante opere, una delle poche opere che davo proprio dei messaggi forti, l'ho voluto rappresentare, perché volevo dare un messaggio forte, per far capire che dobbiamo rispettare, perché anche a me non ce la facevo più a stare in casa. Mentre vedevo persone che non rispettavano, cioè io rispetto le regole e voi no, però comunque abbiamo avuto varie conseguenze, e per questo voglio dire, mo voglio rappresentare quest'opera, voglio, anche se è difficile, perché l'arte non sempre si capisce, e l'abbiamo vista anche nel corso della storia, che non tutti sanno interpretare l'arte, ma e ho voluto fare questo tentativo per far capire che noi stavamo sbagliando all'epoca. E spero, se qualcuno l'ha capito, ma oggi la situazione è un po' migliorata rispetto allora, e anche se stiamo avendo un graduale ritorno a tutte le attività, però dobbiamo andare piano piano dobbiamo fare questo tornare e ritorno, sempre rispettare le regole, che forse, pensando me, tra qualche anno possiamo uscire di tutto. Però ci vuole per forza il vaccino, che dobbiamo prendere, Si spera anche tra qualche anno, dai. Tra qualche anno. sì, amo, ma quello sì, non ho capito cosa stai dicendo. No, dicevo, si spera anche prima di tra qualche anno, che tra qualche anno magari il tempo passa poi. Si spera Vabbè, anche. allora, quindi, sì, quello mo dipende, perché allora, mo, se tu hai visto, tu segui varie ondate, però se noi abbiamo il vaccino, queste ondate, per esempio, noi abbiamo avuto l'ondata di novembre, mo di gennaio, più di novembre, di cui è settembre, che hanno, diciamo, fatto ritornare in alcune zone, anche nella Campania, in fase di lockdown. In un senso di lockdown, non è come avevamo a marzo-aprile, però io penso che se sia questo vaccino, se si hanno altre ondate, le possiamo fermare in un tempo massimo 10 giorni, capite? Non che dobbiamo aspettare qualche mesetto. Questo intendevo. Perché, per esempio, sarà una malattia che, secondo me, ci sarà, secondo me, spero che non ci sarà più, però secondo me si potrebbe stare anche per Artiamo, però se noi abbiamo questo metodo, anche se dovesse nel caso la prendi il vaccino e ti potrebbe passare, capito? Però è importante il vaccino. Speriamo. Bene, e con questa immagine, in teoria abbiamo finito. Quanto tempo hai ancora? Pensavo di far vedere i tuoi premi, però dimmi tu.
Può, sì, capire se io c'è una non ho, problema. per adesso non ho impegni. Se vuoi fare vedere, mi premi. Non so, io non ho impegni adesso. Ho scelto una giornata che non avevo impegni per adesso. Ok, perfetto. Così magari ce ne parli tu. Sì. Questo si Allora, ingrandisce, questa è la testata. Questo puoi ripetere per piacere, non, forse la linea non si sentiva bene. volo dell'angelo. Sì, questa è una delle prime mostre di cui ho fatto. C'è la una, c'è anche un'altra. Prima e seconda edizione è una mostra del comune di Nocera, che il tema era sull'angelo. Non vinsi, però comunque la mia opera piacque a molte persone. È stato l'evento, è stato fatto nel convento di Santa Maria degli Angeli nel 2000, è la mia prima mostra del 2016, ben quasi 5 anni fa. Allora stavo ancora, stavo primo anno del liceo artistico. Proprio dopo 10 giorni partecipai a questa mostra. Questa è un'altra mostra, sempre di questo qua. Perché sono state di 2 date questa mostra. Ok, e io anche quella dopo? Sì, ne ho entrambi? O quella No, questa è un'altra. dopo? Non so se ci sta là, non so se ci sta là. Avanti, se sta là. L'altra. Penso di no. Vabbè, comunque spiegare. Questo qua è l'attestato di partecipazione all'edizione di artisti in vetrina natalizia. Sì, è sempre una mostra sempre nel primo anno partecipai, ed è una Nel mostra del comune di Nocera Inferiore di cui io andavo a scuola, di cui vado, di cui facevo parte di una scuola. Era una mostra natalizia che certamente partecipavano artisti della zona, però allora questa edizione io ho persi, però c'è un'altra edizione, ma che anno era? 2010? Ah no, così proprio questa edizione io ho vinto, però perché ne ho un'altra, però è del 2000, qui abbiamo 9-12-2017, 13-1-2018, dovrebbe essere un altro di questo, però del 2016-2017 dovrebbe, eh sì, questa qua, eh sì, bravo che l'hai messa, infatti 16 dicembre del 2016 fino al gennaio del 2017, questa qui partecipai solo, infatti poi quella di prima che mi hai fatto vedere, io vinsi, quello lì vinsi, solo che il premio non sono riuscito a trovare in questi giorni. Se qualcosa te lo posto, non lo so, lo posto sulla mia pagina e lo vediamo. E comunque noi Di se cui però è quella mostra è lo anche vorrai, legata al premio Totò. no, dicevo, comunque noi se tu lo vorrai ci vediamo prossimamente in qualche altro live, in qualche altro video. Va bene. Tanto adesso a breve dovrei spostarmi anche su YouTube. Non so tra quanto, perché non è una cosa che faccio io, ma No, romanticamente. se devi staccare, a me mi è fatto piacere, comunque abbiamo fatto quasi un'ora e mezza, abbiamo scambiato due chiacchiere, a me mi è fatto piacere. 1:23 più o meno, sì. 1 ora e 21, io porto 2 minuti dietro di te. No, ma io il cronometro del programma, del software. Io ho il cronometro del software con il quale ci stiamo vedendo in live. Ed è per quello che sto contando. Non sono così bravo in matematica, in realtà. Guarda, nemmeno io la matematica non veramente non la non, non mi piace proprio. Io certamente mi impegno sempre per avere un buon
voto buono, però senti, cioè, non fa per me la matematica. Cioè, preferisco un po' fisica, ma un tantino. Proprio vabbè. Capita, capita. No, io ho il cronometro del software che mi dice da quanto sono collegato, perché Alfonso, ci sei? Sì, ci sono. Ok. Romanticamente in arte, immagino. Sì, Romanticamente, questa è una è un attestato di partecipazione che tu hai ricevuto nel 2017. Sì, era una mostra, era proprio su San Valentino, no? Di cui feci due rose in ceramica incrociate tra di loro. È sempre uno dei primi anni che partecipai, e no, ebbi solo un attestato di partecipazione. Però comunque andai anche su alcune artisti, su alcune televisioni locali della mia zona con questa mostra. Bello, che bella cosa. Telenuova, Agro 24, Antenna 3 e vari giornali della città di Nocera o dell'Agro, Nocerino Sarnese, che faccio parte. Certo. Ti ricordi, la Madonna Aurea? Questo è un premio, è attestato di merito. Quello attestato di merito si dà quando tu vinci qualcosa. Ecco, è il premio internazionale dei Madonnari, e sarebbe la Madonna Aurea che io ti ho raccontato prima, che è il premio quella nazionale che ti ho detto prima. Infatti qui, se tu vedi, abbiamo Parrocchia Santa Maria, e si fa in onore di Santa Maria di Costantinopoli e di San Pasquale Belon, e l'ha avuto nel 2018, il 17 e 22 maggio. Sai, questo premio è uno dei premi più importanti del Meridione. Infatti, sai, io da piccolo ci volevo partecipare, perché a parte anche nella mia stessa città, alcuni però da poco tempo fanno anche dei murales su San Giovanni Battista, sai, e molti artisti hanno partecipato e mi raccontavano di questo premio, di questa mostra. Ecco, questo è Non volevo il dire che sono un attimo, rifarla vedere. Adesso ti chiedo scusa se ho tolto un attimo l'invito, però a breve lo rimetto. Volevo solo mostrare la Madonna. nome dell'opera. Volevo mostrare la Madonna, per quello che ho tolto l'attestato, eccolo qua. Sì. No, è un premio che ho sempre voluto partecipare, e per me sono molto contento ancora oggi che sono passati alcuni anni che ho vinto questo premio internazionale, e lo custodisco gelosamente. Bene. Questo qua è un attestato. Questo è un attestato, questo sono più comuni. Abbiamo il comune di Nocera Inferiore, poi abbiamo sempre la scuola salernitana, la scuola medica salernitana, abbiamo il convento di cui è stato ospitato l'evento, e poi le varie sponsorizzazioni dell'evento, di cui ebbi. Questa è una delle prime opere che però partecipai il primo anno, e che era proprio sull'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente. Dando un alfonso, questo è infatti il primo anno, questo Liceo Artistico Galizia, di cui anche su questo uscì anche il mio quadro, il mio disegno su Telenuova, sempre su una televisione a livello locale. Certo. E tu hai partecipato con la scuola, con il liceo artistico? Allora, ci sono, allora, questi sono alcuni attestati. Allora,
attestati che ti ho fatto vedere, alcuni ho partecipato con il liceo, alcuni li ho fatti da me, poi anche altre mostre che non riesco a trovare, perché ci sono un po' tantini, e allora non so, anche alcune mostre, però comunque ve l'ho fatto vedere. Per esempio, romanticamente arte, ho partecipato, per esempio, solo io. C'è una mostra che mi hanno chiamato, i Madonnari, anche questa mostra qui, e poi solo questo qua. Poi ho anche poi quella mostra di cui ho fatto su Covid. Attestato me lo devono dare ancora, perché lì non si vinceva niente, era solo una mostra che si faceva così, non c'era nessun premio. Vabbè, Poi non sono riuscito ad altri attestati, forse ce l'ho messa qualche parte, devo controllare. ok, c'è qualcuno in diretta, ma non so chi. Quindi ciao a te che ci stai seguendo. Abbiamo dei commenti adesso, prima hai detto che non ce ne avevamo, ne abbiamo dei bei commenti prima. Commento in teoria no, anche in pratica nessun commento. E niente, questi erano i riconoscimenti che ti sono stati fatti. Non ce ne sono altri perché non ne vedo altri, vero? No, la verità non mi... scorri un po'. No, no, solo Uno, due, questi tre, qua di quattro, ci sono commenti. quelli che ho visto, che abbiamo visto. Bene. Un'ora e mezza, 1:31 di live, fantastico. Credo che sia la live più lunga che ho fatto da quando Sì, la seguo. infatti è una live, io altre volte ti ho seguito, ma una era arrivato fino a un'ora e un quarto, ho superato di un quarto d'ora. Vabbè, comunque però le opere erano tante da raccontare, era una quindicina di opere, capito? Penso che arrivavamo a 40 minuti come le fa di solito, però è stato un tempo che mi ha fatto molto piacere di spendere con te. Anche a me, per me va benissimo, anzi io sono abbastanza contento, cioè sono molto contento di essere stato qui oggi per questa bellissima live, mi sono divertito un sacco, poi ne faremo altre. Magari appena mi Va apro benissimo. il canale o comunque su qualche altra pagina, adesso non lo so. Certamente. Quando hai nuovi lavori fammi sapere. Va Dopo ci benissimo. Poco la facciamo, ci organizziamo e la facciamo. Vabbè. dai, ancora qualche domanda. Più o meno quanto tempo ci impieghi a fare un elaborato? Non così. Allora, dipende dalla voglia che ho. Allora, per esempio, l'occhio, l'opera, lo specchio dell'anima, ci ho messo 4 ore per farla. Comunque in una giornata tu riesci a concludere? Sì, alcune sì, alcune sì. Per esempio, questa Scusate la qua. frase. Ma no, ma io Complimenti. guarda, io ero lento, ero proprio lento quando dovevo fare. Mi ricordo ancora la prof che mi diceva: ti devi muovere a farlo, ma anche ancora oggi, quando faccio alcuni progetti per la scuola dell'ultimo anno che sto facendo, cioè ancora oggi vado un po' più piano, perché comunque salvo, però abbiamo altre materie da fare, là c'è un po' di tempo che sa, però comunque quando la giornata è libera, se mi metto. L'opera la riesco a finire. L'opera che ci ho messo di più, ti guardo, te lo dico, è l'opera, per esempio, il paesaggio montano, il paesaggio montano, eppure il pannello di ceramica con il dipinto di Amalfi. Poi un record che ho battuto di 4 ore è stato quel disegno di Carnevale che mi hai fatto vedere per primo. Quello ci ho messo 3 ore per fare.
E senti, invece una curiosità personale, San Giovanni quanto ci metti? Visto che l'hai fatto e rifatto. Questo qua, Sì. Quadro di San allora. Giovanni. Non so se ne hai fatti altri. Ne hai fatti altri di San Giovanni? Stavo Sì, lì chiedendo. molti, anche diversi, infatti. Allora, questo qua ti deludo un po', però ci ho messo, però questo non l'ho fatto tutti i giorni, perché sai, in estate, sai, fa un po' più caldo, uno esce, va con gli amici, allora, sai, si vuole un po' più divertire, poi con il caldo, perché io quando viene l'estate io mi metto fuori, per esempio, prendo il cavalletto, come sto qui, dico a tramonto. Oppure nel pomeriggio, eh? La mattina no, perché fa troppo caldo. E però se si caldo ci metto un po' di tempo. Questo l'ho fatto, per esempio, qualche giorno l'ho fatto, o no, per esempio, l'ultimo giorno, per esempio, ho fatto la montagna e tutto il cielo. Questo ci ho messo un po' più di tempo. Però poi quando ho fatto gli altri, subito li ho fatti, non ti preoccupare, subito li ho Ok. fatti. Però un altro veloce è quello di Maradona. Quello di Maradona non te l'ho detto prima, ma mi era dimenticato di dirtelo, ma l'hanno condiviso in moltissime pagine del Napoli. Poi ha avuto una bella condivisione, una grande condivisione. Non me l'aspettavo proprio. Io comunque mi sembra di averlo già visto. Cioè, oltre al disegno visto così, che magari si vede anche male, a me sembra di averlo già visto su qualche pagina. Io adesso su qualche pagina Facebook. Io non sono del Napoli, ma comunque seguo diverse pagine Facebook. E mi sembrava di averlo già visto. Bello. Sì, l'ha messa ancora, però no, l'ha messa una pagina che non è del Napoli, del calcio. Forse tu sei tifoso, tu a te ti piace il Io il calcio? calcio non lo seguo proprio, però seguo ogni tanto delle pagine. Seguire delle pagine non significa essere tifosi o comunque tifare una squadra. Ah, Seguire boh, delle sì, pagine pensavo che sei tifoso, capite? Ma l'ho non messo una lo pagina, una me l'ha condivisa, una pagina non che non era del Napoli, e forse in quella pagina l'hai potuto vedere. Quella si trova anche su internet. Basta che su Google metti solo quadri Maradoni, ti esce anche sull'immagine. Capito? E allora può essere in qualche progetto che avevo fatto precedentemente o che sto ancora facendo e che non mi sono ricordo. Comunque sì, può essere. Comunque è molto molto bello. Bene, grazie Alfonso. Ti ringrazio per la disponibilità. Spero presto di farne altre. Spero di farne altre quando vuoi, quando. Comunque sì, è Ringrazio stata molto molto interessante. te, mi ha fatto Quasi piacere quasi. che ti piace. Sì, no, che stai dicendo? Paolo, Paolo. No, dicevo, è stato molto interessante. Quasi 2 ore di live e probabilmente a me non accadrà più, quindi ti ringrazio perché. Ma allora, mossa, cosa faccio? In questi giorni faccio altre 15 ore, facciamo altre 2 ore. Okay. sì. Speciale con Vabbè, la perché inizio già a sentire di dover riposare gli occhi. ma anche soprattutto questa tarda, perché oggi mi sono stancato molto quando si vede l'ultima lezione. Infatti oggi, per esempio, quando ho finito ho dovuto stare 2 ore senza telefono, e poi l'ho ripreso quando mi stavo un po' leggendo alcuni appunti miei sulle opere che ti ho presentato adesso, in questo momento, capito? Comunque ti ringrazio anche te, mi hai fatto moltissimo spendere tutto questo tempo a parlare con te, anche a me mi farebbe piacere un'altra volta, quando vuoi, quando sei disponibile, la facciamo, mi Io sono dici, disponibile facciamo anche un'altra perché io diretta. esattamente te non ho live, non ho dato da seguire. Quindi io sono disponibile sempre. Appena hai un nuovo progetto pronto, io adesso di progetti ne ho due o tre. Quindi io ho
un paio di settimane, giusto un paio di settimane impegnate per qualche live e poi adesso sono sbagliato, la prossima è giovedì, però non ne sono proprio sicuro, sicurissimo. No, io no, non dicevo proprio, ma possiamo anche fare anche più volte, no? Anche un'altra volta, non proprio recente, capito? Perché anch'io sono un po' impegnato in questi giorni, Io, a parte visite capito? mediche che devo fare, sono qua a casa e quindi si può fare quando vuoi. Grazie mille comunque. Grazie mille, mi fa piacere. Questa diretta con te e buon weekend e anche un buon weekend a tutte le persone che ci stanno seguendo. Le ringrazio dei bei commenti che ho ricevuto, abbiamo anche ricevuto io e Simone e se non l'avete fatto vi invito a dare un'occhiata sulla mia pagina e anche se vi va mettere mi piace e condividere. Provate, se vi va, datemi un'occhiata. Laura e Salutiamo Simone, stupendo, grazie Laura. appunto ancora Laura che ci scrive stupendo all'ultimo e grazie mille e buona serata. Ciao Alfonso. Buona serata anche a te e a tutti, un buon weekend. Grazie, ciao.